Buongiorno e benvenuti a Punto Europa. Mancano pochi giorni alle votazioni del Parlamento europeo sulle nomine dei top jobs, le posizioni di vertice dell'Unione. Proseguono dunque le trattative. Ursula von der Leyen esclude l'ingresso dei conservatori nella maggioranza. Nessuna cooperazione strutturale, ha detto. Intanto, su iniziativa del premier ungherese Orban, è nato il gruppo dei Patrioti d'Europa, terzo per numero di seggi all'Eurocamera. Vi presento subito i nostri ospiti. Benvenuto a Danilo Della Valle, Movimento 5 Stelle, The Left, in collegamento da Caserta. Onorevole Della Valle, che messaggio arriva dall'esito delle elezioni in Francia? Allora sicuramente dalle elezioni in Francia arrivano diversi dati da analizzare, sicuramente quello della partecipazione popolare, vista la polarizzazione appunto dell'evento. E poi c'è sicuramente il dato politico, i cittadini hanno bocciato l'estrema destra e Le Pen. Di fatto la maggioranza dei francesi non vuole essere governata dalla Le Pen e soprattutto credo il dato politico positivo è da vedere appunto nel programma politico del Fronte Popolare, appunto il nuovo Fronte Popolare, che è un programma genuinamente antiliberista che vuole rompere con le politiche liberiste economiche appunto dettate anche dall'agenda di Macron e soprattutto con le politiche guerrafondaie. E noi ci aspettiamo sicuramente che il nuovo governo francese presente anche all'Europa appunto il problema rappresentato dal patto di stabilità, che il patto di stabilità è votato in Europa sia dalla Meloni che dei liberisti, porterà tagli alla spesa pubblica per 100 miliardi e questo sicuramente è un problema da affrontare. Le chiedevo che peso avrà il gruppo dei patrioti sulle scelte del Parlamento europeo? Ma io credo che alla lunga non avrà un grande impatto, credo, perché comunque probabilmente la von der Leyen riuscirà a tenere una maggioranza unita e quindi non credo avrà un grande impatto. Chiaro, sarà importante capire quanto l'estrema destra in generale avanzerà in Europa e come dicevo prima serve rompere con le politiche liberiste e guerrafondaie affinché non avanzino appunto politiche reazionarie in Europa. Caldo proibitivo e un suolo più povero d'acqua in tutte le regioni italiane, specie al sud, dove la siccità mette a rischio coltivazioni fondamentali per la dieta mediterranea. Ma il campanello d'allarme suona per tutta l'Europa e in particolare Spagna, Portogallo, Grecia. Confidando prima o poi nell'arrivo della pioggia, la chiamiamo siccità, a volte con rassegnazione. Ma la crisi climatica ha anche un altro volto, progressivo e forse irreversibile. Si chiama desertificazione. Questa è un'area che quando piove si riempie meravigliosamente di acqua. Oggi purtroppo a causa di una siccità che perdura da più di un anno, vedete un piccolo specchio d'acqua, ma si tratta di circa 5 milioni di metri cubi, quando invece ce ne dovrebbero essere oggi 60 milioni. Qui si vedono delle pecore al pascolo. Ci credereste che qui si sono svolte gare di windsurf e di canottaggio? Qui siamo al centro della Sicilia, comune di Regalbuto. Questo è il lago di Pozzillo, oggi desertificato. Sembra incredibile, ma il lago di Pozzillo, 6 anni fa, si presentava così. Questa cartina dell'Europa, elaborata dall'osservatorio Copernicus, ci mostra in rosso le zone soggette ad allerta desertificazione. Spicca la quasi interezza della Sicilia, le altre regioni del sud Italia, parte della Grecia, la zona meridionale del Portogallo e tutta l'Andalusia, a sud della Spagna. Solo 6 anni fa le acque del Trasimeno apparivano decisamente più azzurre. Lasciatemi speranza voi che entrate. Estate! Stranezze causate dalla crisi climatica. Più a nord, in provincia di Cuneo, scopriamo piante di fichi d'India e capperi che crescono sui muri. Come fossimo in Sicilia. Perché? Fa più caldo e piove di meno. In questa zona, mediamente, negli ultimi 150 anni, la temperatura media è di 12,7 gradi, 12,7. Negli ultimi 7 anni è aumentata di 4 gradi. Quindi le piante vanno in crisi. Le piante normali, diremmo, di questi luoghi, fico d'India, è una pianta nordamericana che in questa zona dal punto di vista scientifico è già stata segnalata un centinaio di anni fa, ma adesso con queste condizioni si trova particolarmente bene.
Onorevole Della Valle. Io credo che noi siamo ancora di nuovo fragili dinanzi a quello che sta avvenendo, perché abbiamo un paese spaccato tra virgolette in due. Se pensiamo, una parte del paese è devastato da eventi climatici, e un altro paese che affronta appunto il problema della siccità. Al sud l'emergenza idrica è un problema ricorrente, da diversi anni già le città molto spesso affrontano questo problema con disagi, con acqua razionata e disagi per centinaia di migliaia di cittadini, ed oggi questo problema avviene anche per i piccoli comuni. Sicuramente servono degli interventi, non possiamo tacere dinanzi a tutto ciò, e sicuramente serve anche un piano di finanziamenti a livello europeo per ristrutturare la nostra malandata rete di acquedotti in Italia. E su questo, rete idrica, sì, acquedotti, e su questo Antoci, il nostro deputato, già sta preparando un'interrogazione alla Commissione europea su questo problema. Chiaro. Perché mancano di fatto i bacini idrici. Restiamo in tema. Tra gli effetti della crisi climatica, l'innalzamento dei mari, dal 1880 l'altezza media è aumentata di circa 23 centimetri, entro il 2050 saranno 30. A rischio molte zone costiere in tutto il mondo. Si pensa allora alle città galleggianti, energeticamente autosufficienti, con sistemi di trasporto green. Nel futuro vivremo sull'acqua? Giovanna Trapani. Vivere sull'acqua in città costruite per galleggiare, progetti futuristici che ancora sembrano fantascienza. E invece l'architettura che si adatta ai fenomeni ambientali è una realtà. Piccole e grandi città costiere, ma anche isole e atolli in pericolo, studiano misure innovative per rispondere alla crisi climatica, sopravvivere all'innalzamento del livello del mare e non scomparire definitivamente, perché la tendenza pare inesorabile. Dal 1880 l'altezza media dei mari è aumentata di circa 23 cm e ogni anno cresce di 3,2 mm. Le città galleggianti sono un'estensione delle città contemporanee. In alcuni casi saranno uno sviluppo urgente e necessario, in altri casi una conseguenza di quelli che sono gli impatti ambientali e l'innalzamento dei mari. Dal punto di vista dello sviluppo urbano, non saranno sviluppate chiaramente in verticale, ma avranno una bassa densità abitativa, permettendo ai loro abitanti di vivere con uno standard qualitativo alto. Innalzamento del livello del mare ed erosione costiera, problemi che riguardano circa 135 paesi del pianeta, a rischio secondo l'organizzazione Climate Central. 150 milioni di persone entro il 2050, 190 milioni entro fine secolo. Quali sono le caratteristiche principali di queste città? Il rispetto degli ecosistemi, dell'ecosistema marino e di quello ambientale, quindi tutti i materiali utilizzati risponderanno a dei criteri di sostenibilità, permetteranno una qualità interna che non è più quella delle città contemporanee, dove si sono perse ad esempio la vita di quartiere o quella delle piccole comunità. Io stesso negli ultimi anni mi sono occupato di realizzare progetti di architetture galleggianti. L'anno scorso abbiamo presentato, durante la Biennale di Architettura, The Floating City. Quest'anno The Floating Glass Museum, un museo di arte contemporanea galleggiante sul tema del vetro e del rapporto della sua bellezza e fragilità con l'acqua. Si moltiplicano i progetti che riguardano lo sviluppo urbano sull'acqua. Entro il 2025 sulle coste della Corea del Sud potremo vedere Ocean X, la prima città galleggiante del mondo. Allo stesso modo il governo maldiviano sta lavorando al progetto Maldives Floating City, che vedrà in un futuro non troppo lontano la concreta costruzione di atolli galleggianti nelle acque dell'Oceano Indiano. In Europa la più grande costruzione artificiale sospesa sull'acqua è nei Paesi Bassi. Rotterdam è il più grande esempio europeo che abbiamo, anche perché Rotterdam ha subito, come sta subendo Venezia in Italia, dei grandi problemi con il rapporto con l'acqua, e quindi a Rotterdam hanno già realizzato una piattaforma galleggiante che attualmente viene utilizzata come padiglione espositivo. In Italia ci sono città costiere a rischio. Cosa si sta facendo per arginare il problema? L'Italia come penisola ha un grandissimo dialogo con l'acqua. Ci sono città che stanno sperimentando
questo problema, come Venezia, Napoli, mi vengono in mente città della Sicilia, della Puglia, e servirebbero regolamenti edilizi e costruttivi tali da permettere ai progettisti, ai governi, alle città di poter agire quanto prima possibile. Onorevole Della Valle, per ora pochi progetti allo studio sono privati, sarebbe opportuno mettere in campo anche investimenti pubblici? Ma sicuramente per molti le città galleggianti possono essere una scelta obbligata, ma bisogna capire innanzitutto l'effetto che fanno poi appunto sull'ecosistema marino durante la costruzione e poi il funzionamento appunto della stessa città galleggiante. Ma io credo che soprattutto bisogna bilanciare i benefici ambientali, i benefici anche tecnologici con le implicazioni di natura economica e quindi con le implicazioni di natura sociale e politica. Insomma, ecco, dobbiamo assicurare che poi queste soluzioni siano realmente sostenibili e soprattutto inclusive per tutti. Quindi è chiaro che c'è bisogno di un intervento affinché siano inclusive per tutti quanti. Grazie, onorevole Della Valle. Grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. Punto Europa torna sabato prossimo, 10:30, sempre su Rete 3. Buona giornata.